tutti, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, mi scuso se sono truccata e vestita come il video precedente, ma li sto registrando oggi perché dovevo assolutamente subito parlarvi della seconda puntata di The Last of Us, della serie TV. Ragazzi, sotto consiglio di alcuni di voi, ho deciso di non soffermarmi a fare il commento della prima puntata, ma di commentare puntata per puntata. Essendo che per una volta mi fanno una serie TV nel mondo dei videogiochi, nel mondo di The Last of Us, un gioco che mi è piaciuto tantissimo, ho detto perché no, se normalmente per le serie TV faccio un commento a fine serie, giusto per fare un rewind di tutta la stagione, per stavolta secondo me si merita un commento puntata per puntata, essendo appunto che posso fare questo confronto tra serie TV e videogioco, cosa che ovviamente mi piace tantissimo fare, e questa puntata in particolar modo mi ha lasciata senza parole. Già la prima puntata mi era piaciuta molto, questa seconda puntata, ragazzi, ha tantissimi punti di novità rispetto al videogioco, tantissimi approfondimenti, pur rimanendo fedelissimo, ragazzi, al gioco. Io vorrei partire proprio parlandovi di questa fedeltà al videogioco. Io ho notato per tutta la puntata che ogni scena era praticamente, aveva lo stesso incipit delle scene del videogioco. Quando soprattutto Ellie, Joel e Tess entrano al museo, no? Per cercare di attraversare tramite la strada breve la città, mi è piaciuta tantissimo la scelta registica di far vedere i tavoli, di inquadrare i clicker in un certo modo. Non lo so, anche quando Ellie e Joel escono al balcone, chiamiamolo balcone, terrazza, quello che è, e guardano il panorama cittadino, le inquadrature sono le stesse identiche che ritrovate nel videogioco, quindi io questa fedeltà registica veramente la amo, mi sta facendo impazzire, quindi veramente in ogni parte della puntata tu riconosci l'opera videoludica, veramente, cioè è qualcosa di spettacolare questa cosa e credo sia proprio il punto forte della serie al momento. Poi, a parte la fedeltà, mi sono piaciuti tantissimo i clicker, non li avevo ancora visti, cioè avevo visto una foto, mi era scappata una foto sul web, non li avevo ancora visti e mi sono piaciuti tantissimo, sono fatti benissimo, veramente veramente belli. Poi che dire, si è approfondita anche questa cosa ovviamente dello zombie, cioè si è capito più che tipo di zombie sia. Non è solo uno zombie che si nutre di esseri umani, ma è uno zombie completamente pervaso dal fungo Cordyceps. Mi è piaciuta tutta la scena dove, adesso non mi ricordo dove fosse la scienziata, la specialista di microbiologia, quella che viene chiamata apposta per vedere lo stato del Cordyceps. Mi è piaciuta tantissimo quella scena perché finalmente si vede appunto questo corpo di questa donna stesa appunto sul tavolo da laboratorio e l'esperta che va a tagliargli proprio un pezzo tipo della caviglia, adesso non ricordo, un pezzo della gamba, e si vede proprio sotto lo strato epiteliale il fungo, quindi finalmente si vede appunto, si conferma il fatto che il Cordyceps una volta entrato nell'organismo si manifesta in tutte le parti del corpo umano fino ad arrivare al cervello. Mi è piaciuto il fatto che la dottoressa appunto apre la bocca della donna e poi si vedono uscire fuori i filamenti del fungo, quindi quasi a voler sottolineare il fatto che il fungo è vivo e cerca continuamente ovviamente nuovi ospiti. Mi è piaciuto tantissimo questa cosa. Così come hanno approfondito per esempio la comunicazione tra zombie, hanno fatto vedere che sono tutti legati come se avessero un cervello comune. Si vede la scena appunto dove sono tutti stesi nella strada principale della città, passa un raggio di sole e praticamente in sequenza disturba questa massa di zombie infetti buttati lì per terra che reagiscono diciamo al raggio di luce, sembrano quasi soffrire per i raggi luminosi. Che dire, mi è piaciuto anche il fatto, tutta la parte del museo, ripeto, il fatto che appunto calpestando uno zombie infetto non secco possa richiamare tutti gli altri come una sorta di sensore. Ovviamente io percepisco che ci sono degli estranei, chiamo i miei simili, come un po' fanno le api, per capirci. Che dire, questa cosa per esempio nel videogioco non c'è, cioè se voi calpestate un clicker o ammazzate uno non è che chiama tutti gli altri. Poi passando diciamo alla cosa che mi è piaciuta di più forse, l'ironia della puntata anche, mi è piaciuta tanto l'ironia che c'era tra Joel ed Ellie. Mi ricordo appunto la scena dove Joel le dice... anzi Ellie dice a Joel, non è che avete una pistola anche per me, ho una mano libera, e Joel le risponde tienila così perché non gli vuole dare assolutamente armi, nonostante comunque la bambina vabbè abbia un coltellino che
Ovviamente non è che la protegge contro un clicker. Quindi, ragazzi, c'è cioè, prima o poi un'arma ad Ellie, dategliela per cortesia, perché poverina non si può difendere. Passiamo, diciamo, a commentare il clou della puntata. Ecco, scusate se corro un po', ma voglio dirvi tante cose e voglio farlo nel più breve tempo possibile per non stare qui a ripetere sempre le stesse cose. Passiamo al nodo della puntata, ovvero la figura di Tess. La figura di Tess a me è piaciuta tantissimo. Questa donna che per tutta la vita, probabilmente da quando c'è il virus, ha pensato di morire da lì a poco. Ha conosciuto Joel e Joel abbiamo visto che ha un carattere molto pessimistico, vede tutto nero ovviamente dal trauma della morte della figlia, da lì in poi vede tutto nero. Infatti dice, fa una battuta a Tess, ovvero non credere che questa bambina possa durare, non parlare come se avesse una vita davanti, quindi è come se la desse già per morta Ellie. Nonostante questo, appunto, Tess gli risponde: mamma mia, per una volta devi essere positivo, per una volta c'è una speranza che effettivamente questa bambina possa salvarci, possa appunto far fare una cura agli scienziati. E gli dice: per una volta ti prego, non pensare sempre in negativo, non pensare sempre male. La cosa che mi fa emozionare tantissimo è che appunto poi alla fine della puntata, ovviamente ragazzi tutta il mio commento è spoiler, perché giustamente commento le puntate, questo vale anche per tutti gli altri commenti che farò, ovviamente sono spoiler perché sto commentando la puntata, vabbè. Lo dico sempre, anche se per me era abbastanza ovvio, però voglio sempre specificare in modo tale che da non rovinare le puntate a nessuno. Mi ha colpito tantissimo queste parole, mi hanno colpito tantissimo queste parole di Tess, perché già in quel momento, mentre le diceva, ragazzi, era infetta, perché lo abbiamo visto a fine puntata, si toglie qua la giacca e si vede che è stata morsa, probabilmente mentre scappavano all'interno del museo dai clicker. Quindi, pur essendo già stata morsa, dice in quel momento a Joel, non devi essere così pessimista, insomma, per una volta non potrebbe andare a finire bene. Quindi già, pur sapendo di essere stata morsa, cerca di dare comunque delle cose positive a Joel, cerca di fargli capire che questa missione va portata a termine. Bellissima tutta la parte appunto in cui Tess si sacrifica, è stata fatta bene ragazzi, è stata fatta molto molto bene e mi sono emozionata tantissimo. Anche nel gioco Tess ovviamente morirà e anche nel gioco si lascerà uccidere, o meglio la spareranno nel gioco, invece qui si lascia esplodere in modo tale da permettere a Joel e ad Ellie di fuggire e, in modo tale appunto che gli zombie non li possono inseguire. Quindi bellissima questa scelta di Tess che si fa esplodere. Diciamo che il grande punto interrogativo della puntata, secondo me, è la scena finale, una delle scene finali, dove appunto Tess cerca di accendere questo benedetto accendino che non si vuole accendere, maledizione, come se fosse un segno del destino che lei si debba trasformare, e invece poi tra la massa di runner e zombie che entreranno nel museo, uno si accorge di lei, si avvicina a lei e si vede questa sorta di bacio con tutti questi filamenti del fungo che ragazzi qua io e regia abbiamo commentato molto questa scena, perché da una parte a me sembrava che tramite questi filamenti avvenisse il contagio, in realtà ovviamente non è così, perché il contagio avviene tramite un morso, un graffio, un morso attraverso cui poi il fungo può sedimentarsi e proliferare. Quindi in questo caso forse questo bacio ha più il significato che, dato che lei era già infetta, era già stata morsa, probabilmente lo zombie, il runner, ha riconosciuto un suo simile e hanno voluto mettere questo gesto come per fare capire a noi spettatori che comunque tra di loro gli zombie non si uccidono, non si mangiano, ma comunicano. Magari appunto essendo un runner, quello sappiamo che è lo stadio di trasformazione primordiale, diciamo quello più vicino all'essere umano, quindi magari ancora provava dei sentimenti, ecco, potrebbe essere quello il senso della scena. Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate della puntata, cosa ne pensate di questa scena. Io devo ammettere che questa cosa, questo approfondimento sugli zombie mi piace sempre di più, perché comunque non sono più i classici zombie paurosi, ma questa cosa del cordyceps, del fungo, a me sta piacendo veramente tanto. Stanno spiegando un po' come funziona questo fungo all'interno del corpo umano. E questo approfondimento, non lo so, è la cosa che mi è piaciuta di più, insieme, ripeto, alla fedeltà registica che hanno le puntate rispetto al gioco. Stanno rendendo omaggio alla stragrande al gioco, veramente delle belle scene, delle belle puntate. Non vedo l'ora di vedere la terza. E ragazzi, ovviamente io commento le puntate una volta averle viste in italiano, quindi io sono sempre un po' dopo rispetto magari a qualche altro commento che potete già trovare online, però preferisco sempre vederle in italiano, perché pur capendo l'inglese, pur riuscendo a parlare
termini proprio basilari, però preferisco godermi la puntata in lingua mia, insomma, nella mia lingua, così da capire tutte le sfaccettature e potervene parlare con più serenità e avendo compreso a fondo veramente tutte le battute, ecco. E nulla, io spero che la puntata vi sia piaciuta, cioè il mio video, che la puntata vi sia piaciuta, che il mio commento vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate della puntata, ovviamente aspetto qui sotto nei commenti il vostro parere. Fatemi sapere appunto cosa vi è piaciuto di più, cosa di meno, se vi sta piacendo questo approfondimento sul cordyceps. E nulla, io vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao! Ho dato un colpo al monitor, scusa monitor. Ciao!